Sì, Sì, Tiziana, prego. eccoci qui. Come dicevate, sono al primo drive-in organizzato da una farmacia, nello specifico dalla dottoressa Lidonnici e da suo figlio Ferruccio. Che cosa hanno fatto? Lo sappiamo, in Lazio e probabilmente da questa settimana anche in Emilia-Romagna, in farmacia si può eseguire il tampone rapido, non c'è bisogno di prescrizione medica e può accedervi chiunque. Siccome la farmacia era un po' complicato mantenere le distanze, hanno deciso di fare un punto tamponi a tutti gli effetti. Sta già venendo un sacco di Cioè, ma gente e l'hanno poi c'è il tempo del organizzato Natale. proprio Allora, loro, intanto, Alessio? l'hanno organizzato loro, hanno chiamato il comune, hanno chiesto uno spazio all'interno di questo parcheggio, le persone arrivano qui, è un classico drive-in, hanno messo questo gazebo mobile che vediamo, le persone arrivano, si fanno fare il tampone, la maggior parte delle persone aspetta, poi nel resto del parcheggio aspettano che venga portato il referto dopo 10-15 minuti, insomma il tempo di avere il risultato. Sembrava impossibile fino a un mese e mezzo fa organizzare i drive-in, in questo caso dei farmacisti hanno avuto l'idea e anche insomma, la capacità di realizzarlo, 100 tamponi al giorno. Allora, intanto, perché un drive-in? Allora, abbiamo deciso di organizzare questo drive-in perché abbiamo avuto una grande richiesta da parte della popolazione. Pensiamo che il drive-in sia un modo sicuro e rapido per effettuare i tamponi. L'operatore sanitario che effettua il tampone ha un contatto brevissimo di pochi secondi con la persona e in questo modo i rischi di contagio vengono ridotti al minimo. All'interno della nostra farmacia non abbiamo potuto effettuare tamponi e siamo stati impossibilitati a mantenere le distanze di sicurezza e seguire dei percorsi separati. Senta, ma lei dice grande richiesta già adesso, per i giorni di Natale cosa vi aspettate e cosa ci dobbiamo aspettare anche noi? Nei giorni di Natale ci aspettiamo una grande affluenza. Già abbiamo le prenotazioni chiuse per i giorni del 23 e 24 e anche nei giorni precedenti ci sono tantissime richieste. E questo però, professor Cauda, chiedo aiuto a lei, Quindi ci dice che forse le persone stanno interpretando il tampone negativo come un lasciapassare, no? Come un qualcosa che poi ti permette di allentare le sì. precauzioni. Mi aiuta a ripeterlo per l'ennesima volta che non può essere e non deve essere così? Eh sì, dunque no, non può essere così. È chiaro che Assolutamente. fare il tampone ci conferisce una informazione in più che è comunque utile. Stiamo parlando di tamponi che non sono i biomolecolari, ma i tamponi rapidi che vanno benissimo per lo screening. Certo. Però attenzione, il tampone fotografa quello che è la realtà di quel momento e non è che dice che domani, dopodomani, io non possa essermi infettato. Evidentemente chi fa il tampone ha una sicurezza in più e di questo è giusto tenerlo presente, ma non dobbiamo indurre, perché sarebbe un errore, una falsa sicurezza e quindi allentare quelle che sono le misure Esatto, di cioè non è che poi puoi precauzione. andare dai tuoi genitori senza mascherina, è un problema comunque, quindi la mascherina e il distanziamento bisogna mantenere lo stesso. Dottoressa, Assolutamente torno da sì. lei velocemente, le volevo chiedere però quanti positivi trovate? Allora, troviamo circa il 10% dei positivi, in media con i dati nazionali. Il dato allarmante di questo è che chi effettua il tampone non sempre è sintomatico. E, Certo. non ha, e spesso non hanno neanche avuto contatti, soltanto che invece il dato positivo di questa situazione è che circa il 50% dei tamponi positivi che troviamo sono di soggetti completamente asintomatici e in questo caso Scatta la riscontrando quarantena soggetti e quindi diciamo non si asintomatici, sarebbero mai scoperti scatta la altrimenti, quarantena, cioè attraverso il tampone non noi ci evitiamo il sarebbero mai scoperti contagio. altrimenti. Chiaro? Esatto, viene limitato proprio il pericolo di contagio, almeno Certo. per questi soggetti asintomatici che risultano positivi. Dottoressa, grazie e buon lavoro. Il lavoro che state facendo mi sembra un lavoro.